Ciao a tutte ragazze e bentornate sul mio canale, sono Cristi85. Allora, oggi è lunedì 8 aprile, sono le 9:05. Sapete che io ho un orologio in ogni parte della mia casa, me ne manca solo uno qua nel bagnetto. Allora, tra l'altro stamattina mi girano un po' le palotinas perché mi sono accorta che l'asciugatrice mi gocciola un po', soltanto che il problema non è tanto le gocce, è che va a gocciare un po' sulla spina. Infatti adesso ho messo un panno e voglio vedere se così non lo fa, perché se è così il problema, adesso vediamo, al massimo la faccio togliere, la tiro giù perché io non voglio mica rischiare di bruciare su tutta la casa. Vabbè, comunque adesso l'ho spenta, ho messo una lavatrice. Sto controllando perché sapete già che quando esco io voglio tutto in ordine, controllo. Il gatto si è infilato sotto. E qua. Si è infilato qua sotto, vedete? Vabbè, lasciamolo stare, va. Quando vado via lui è sempre triste. La stanza del mate è a posto. Il salotto, come potete vedere, ragazze, ho là tutta la roba poi da piegare del calcio di una squadra, poi manca l'altra. L'altra gattina è qui che fa la nanna, pallina, perché fuori fa freddo, e vi faccio vedere una chicca. È arrivato il lavello. Ieri vi ho detto che sarei andata a fare un giro, sono andata. E adesso vi preparo un caffè intanto, che tanto c'è ancora un attimino di tempo che devo andare in palestra. Però riesco anche a perdere un attimino a parlare un po' con voi. Allora, praticamente mi sposto perché sennò vi arriva troppo la luce. Allora, sono andata in due o tre posti ieri pomeriggio. Allora, in uno ho trovato degli affari proprio, c'erano delle cosine che mi piacevano tantissimo. Allora, il forno che mi piaceva era della Bosch, e invece la lavastoviglie ho guardato la più economica che c'era, perché io non avendo mai avuto una lavastoviglie, a me non è che, non mi interessa che abbia grandi, grandi, che faccia grandi cose, mi interessa soltanto che sia abbastanza comoda da capire, perché non ho mai usato una lavastoviglie in vita mia, tranne quelle dei ristoranti che però sono molto, molto, molto semplici. E dunque ho detto, vabbè, e ce n'era una della, non mi ricordo il nome, non me lo ricordo, elettro qualcosa, ed era 299, il forno invece 340, ma il forno mi piaceva proprio tanto. Aveva le griglie che vengono laterali, che vengono via, che sono comode da pulire. Praticamente questa non vi è, questa qui c'ha soltanto così dentro, no? E invece quella lì ha proprio le grigliette che vengono via. E dicono che sono comode, io non lo so se qualcuno di voi se ne intende di forni, se date, mi sapete dare dei consigli su un modello di forno e un modello di lavastoviglie che voi vi trovate bene. Datemi dei consigli, chi ce l'ha o qualcuno che l'ha appena cambiata, anche il forno se l'avete cambiato, datemi dei consigli cioè vorrei un forno che sia comodo, soprattutto da pulire. Dovrebbero inventare una cosa che sia comodo, ma hanno parlato anche di quelli che si autopuliscono, però dicono anche che sono poi una fregatura. Boh. Ditemi voi qualcosa, un modello. Adesso, e vabbè, comunque vi stavo dicendo, in un negozio di questi ho trovato questo lavello e ho fatto un affare, perché allora è della Smeg e costava, a prezzo pieno costava 99, soltanto che era stato leggermente, ma non si vede, infatti poi quando lo monteremo stasera dovrei riuscire a montarlo, poi ve lo farò vedere nel prossimo video, e non si vede perché rimane nella parte dietro, e dunque a me non mi interessa, anche se è leggermente bocciato, non mi interessa perché non è che è spaccato o che manca un pezzo, è soltanto leggermente bombato, dunque te non lo vedi, almeno penso. Vediamo stasera quando lo montiamo se non ho fatto una cazzata. Comunque non si può dire, vabbè, io ormai l'ho detto. E 24,99 euro, 25 euro ne è valsa la pena. E adesso mi manca soltanto da andare a comprare il rubinetto, perché giustamente quello che ho io è così e non va bene. Sì, potrei usarlo all'inizio per scusare, ma mi sembra una cosa da stupidi e dunque faccio che prenderlo. Tanto qua vicino c'è il CPIR, ha tutte queste cosine, faccio che andare a prenderlo. E poi vado, stamattina vado in palestra. Un attimino che vi appoggio, che devo aprirmi la bustina del caffè, ragazzuole belle. Stamattina vado in palestra.
Comunque c'è una cosa micidiale, sta cavolo di tiroide, mamma mia ragazze mie, ma sapete che mi sono pesata? Allora, io pesavo, sono arrivata al minimo che sono arrivata a pesare, ero arrivata a pesare 61. Poi dopo, quando ho fatto la stabilizzazione, queste cose qua, là, sono arrivata a pesare 63, ma ci credete che peso 65 kg? È soltanto per questi giorni che ho mangiato due o tre schifezze, che ho mangiato un po' di porcate, e adesso vabbè, devo di nuovo mettermi a regime. Dunque oggi ho iniziato proprio, cioè, subito la pancia, il culo, vabbè, bando alle ciance. E comunque oggi, vabbè, oggi mangerò, ieri sera ho già mangiato il minestrone, oggi di nuovo. Ah, un'altra cosa che mi è successa, tanto perché non devono mai mancarmi le medie cose. Allora, il telefono mi dice che non posso più registrare video e mi prende uno scoppone a me, perché dico adesso che cavolo faccio se non posso più montare video, come faccio con le ragazze? Mi dice che devo inserire una SIM di memoria. Vabbè, sono andata a comprare questa SIM di memoria, 39 euro in un posto, poi vado nell'altro, costava 28, e allora l'ho presa lì e adesso così posso di nuovo registrare. Poi non è finita lì. Ah, ieri sera scende Matteo alle 9 dal papà e non aveva gli occhiali. Dico, ma gli occhiali? Ah, sono qua, mamma. Gli occhiali qua non ci sono, Matteo. Abbiamo dalle 9 e un quarto ribaltato tutta la casa. Tutta. Spostato perfino il letto. Spostato l'armadio col letto. Però magari sono caduti dietro. Dei giochi da tutte le parti. Dietro il divano, sotto il divano. Tutta la casa abbiamo rovesciato. Siamo andati a dormire a mezzanotte. E io gli dico, Matteo, andiamo a dormire, Matteo, domani magari a mente fresca. Stamattina niente, gli occhiali non è che erano scomparsi e non si trovavano. Boh, preparo la merendina, gliela mettono nello zaino, di solito gliela mettono in una tasca sopra, non erano mica lì dentro, l'avrei mangiato. E gli avevo detto, hai guardato nella cartella? Sì, mamma, ho guardato, non c'è. Ed è andato davanti a me a guardare nella cartella, dunque io, fiduciosa che aveva guardato, non ho guardato più. Erano dentro lì. Vabbè ragazze, queste sono cose. Mi era venuto. Ho passato tutta la notte, ragazze, a pensare. E adesso mi tocca comprare degli occhiali. È andata bene, è andata bene. Io il caffè lo bevo amare. All'inizio mi faceva schifo, ragazze. No, invece adesso riesco a bere. All'inizio perché io mettevo 4 cucchiai di zucchero, no? Perché. Da buona montanara lo zucchero mi piace. E dunque mettevo 4 cucchiaini di zucchero, all'inizio l'ho tolto, però cosa facevo? Subito dopo il caffè mi bevevo un bicchiere d'acqua. Era anche un buon modo che così bevevo, eh. Devo anche essere sincera che ultimamente non sto bevendo molto. Probabilmente, no, qua bisogna mettersi in riga perché stiamo per arrivare anche a Pasqua, eh. 2 settimane è Pasqua, figliole belle. Avrò tutti qua a mangiare e anche lì non, cioè, devo far da mangiare, dunque devo stare attenta. Vabbè, adesso mi carico la mia musica, mi metto le mie cuffie, mi do una lavata ai denti e vado, ragazze. E se riesco stasera filmo di nuovo un pezzettino. Mi piacerebbe farli questi vlog, lo continuo a dire, poi tutte le volte li cancello perché è venuto fuori dei macelli questo telefono. Ne avevo altri, avevo registrato degli altri video, erano tutti a testa in giù anche quelli. Io non lo so cosa, come mai, non lo so. Io non capisco come mai combino queste cose, ma tutte a me queste cose. Vi auguro una buona giornata. Ciao ciao ciao, ci vediamo in un altro momento. Ciao ciao. Ciao ragazze, sono tornata a casa, ho già mangiato. Allora, adesso è 1:10. Allora, intenzione adesso di fare il video che vi ho detto che avrei fatto insieme all'altra ragazza del bagno. Paola, casa di Paola, praticamente sarà in collaborazione con una casa di Paola. Il riordino degli armadietti del bagno. Adesso già ho acceso la luce del bagno perché il mio bagno è talmente buio che devi accendere. Boh, dato che c'ero, sono andata lì dai cinesi perché ho sotto dove c'ho gli shampoo e queste cose qua che no, è proprio un macello. E avevo comprato queste scatoline, queste due scatoline. Poi c'era questo pezzettino di tessuto, questo è tipo gomma, non tessuto, scusatemi. Ce n'era pochissima e me l'ha fatta proprio una stupidata a 1 euro. E allora l'ho presa. Ho detto, ma sì, prendiamola, magari la metto nei cassettini dove vedo magari dove sono un po' rovinati. Io la userò lì. Devo ancora lavare i piatti.
Ho mangiato oggi, avevo ancora un po' di... Ieri sera ho mangiato la zuppa, quella di asparagi, me ne era rimasta ancora un pochettino, ho mangiato quella. Adesso mi preparo un caffè però intanto. Io quando passo qua davanti che vedo la macchinetta, caffè. La zuppa di asparagi, buonissima, ragazze. Non mi ricordo se è della Dimidisi, non mi ricordo, comunque, vabbè, non mi ricordo il marchio, perché gli ho tirato via la carta, perché io le cose che metto in frigorifero gli tolgo la carta sempre. Tutte le cose che sono ricoperte io tolgo perché penso che siano sporche, ma non sporche, perché sono state toccate da tutti, c'è niente da fare. E ho quello che posso, me lo metto nei barattoli, io già nei miei contenitori. Quello invece che è tipo i sottovuoti, così li lascio lì, però cerco di togliere la carta, quello che è anche lo yogurt, così. E niente, devo ancora ritirare le divise, però prima voglio fare il video del bagno, perché poi oggi vado io a prendere Mati e dunque non avrei abbastanza tempo, se no, e devo caricarlo per domani, e domani mattina vado a lavorare. E dunque per forza, dunque adesso mi metto a fare questo. Magari se riesco ci sentiamo anche più tardi, ragazze. Questi cercherò di metterveli un po' di più, almeno siamo un po' più in contatto, visto che non posso fare ste live. Mannaggia, non vedo l'ora di avere sti 1000. Adesso oggi l'ho messo, ho avuto il coraggio, ragazze, l'ho messo su Facebook. Io non lo so come ho fatto, ma l'ho messo su Facebook. Penso che in quel momento ero sotto un effetto di allucinogeno, perché la medicina ha fatto un effetto particolare. Comunque niente, ragazze, vado a fare questo video. Ciao! Ciao ragazze, siamo tornati a casa, io e Mati, vedete, Mati là sul divano. Ciao ciao! Ho ancora le magliette da ritirare, adesso ritirerò le magliette e passare ancora l'aspirapolvere di là, perché vedete l'aspirapolvere lì che aspetta di essere passata. Devo passare ancora l'aspirapolvere di là e qua in cucina. Ho ancora anche due piatti, ancora il piatto da lavarmi. E faremo anche questo, sono le 5:20 ragazze, tanto per dirvi, però sono stata contenta perché ho girato il video, quello insieme alla Paola che devo caricare domani. E poi mi sono sistemata proprio bene, ne avevo proprio bisogno. Devo ringraziare la Paola per l'idea che ha avuto, perché veramente avevo proprio bisogno di sistemarmi quegli armadi. Grazie Paola. E niente, adesso vi faccio vedere due cosine che sono. Intanto che il Mati era dal dottore a farsi la sua visita, io sono andata a comprarmi due cosine lì alla Tigros. E ve le faccio vedere. Allora, ho comprato il sale, questo qua, quello dell'Himalaya, cioè sia grosso che fine, perché adesso mano a mano che finisco il sale che ho in casa voglio sostituirlo tutto con il sale rosa, perché è veramente migliore. Per adesso lo prendo fine già e grosso finché lo trovo. Quando non lo trovo più lo prendo grosso e me lo macino io. Qui tra l'altro ci sono 24 gradi fuori, tanto per dirvi come il tempo è ballerino. Dunque ho preso il sale. Poi ho preso, perché ho intenzione di fare la sacher. Non so se a voi l'avete già fatta, se vi è venuta bene, così io voglio, è la prima volta che la faccio e sono curiosa di vedere se mi viene, perché Knam, il mio pasticcere preferito è Knam la fa e io voglio farla come Knam, perché io adoro Knam. Ma bando alle storie. E allora ho preso il cioccolato e sono andata alla Tigros a prenderlo, questo qua dell'Emilia. Ed è al 70% fondente nero ed è buono, è molto buono questo qua, l'ho già preso una volta per me, infatti me ne sono già mangiata un quadretto. Allora vi faccio vedere, questo qua è proprio buono, buono, buono come cioccolato. Il cioccolato fondente fa veramente bene, ragazze. Un quadretto al giorno è consigliato a tutti. Allora, questi quadrettoni vi dico quanto sono adesso. Vi dico quanto pesa un quadretto di questi qua da tavoletta. Vediamo se riesco. Aspettate che vi appoggio 2 secondi, così posso parlarvi e intanto riesco anche a tagliarlo. Risposto. Allora, così vi dico quanto pesa un quadretto, perché se uno, io lo voglio usare poi per fare sta torta, però voglio sapere quanto è un quadretto di questi. Perfetto, 30 grammi, sì,
un quadretto di queste tavolette grosse, potete benissimo mangiarle. Poi ho preso, c'era la della Via Verde Bio, questa, ho preso la zuppa toscana con legumi, orzo e farro. Vi ho detto che in questo periodo voglio tenermi più leggere tutto, voglio cercare di mangiare meglio perché togliendo la tiroide l'aumento di peso è sempre dietro l'angolo, basta che stai 2 o 3 giorni senza stare molto a regime e subito riaumenti. E poi sempre per la torta ho preso la marmellata, quella di albicocche, ho preso questa qua della Primia, poi vedrò com'è, se vedo che c'è dentro i pezzettoni al massimo la passo un pochettino col mini pimero, vediamo. Poi ho preso la panna e basta, perché il resto dovrei aver tutto in casa, giusto. E poi il pane per il mate, in questa panatteria che vi dico che vado a prendere il pane per il mate, che è, stavolta gli ho preso questi qua, i quadrotti così, che è tipo arabo, c'è anche il pane di segale e loro fanno anche proprio le micchettine e io me le prendo sempre queste, perché una micchettina di questa mi sembra che è la quantità che posso mangiare in un giorno, infatti 60 grammi e dunque proprio la quantità che ho quando posso mangiare il pane. E basta, mi sembra di avervi detto. Adesso vado a mettere via tutto quanto, ragazzi. Prima di tutto mi faccio un caffè, e questo è il terzo, oggi ne ho bevuti 3, a regola, perché avevo acceso la macchina, poi una volta non l'ho bevuto, dunque ho bevuto quello di stamattina, quello a pranzo, e questo, e basta, questo che è il terzo. E vabbè, adesso metto via tutto, ragazze, finisco di fare quelle 2 cose che devo fare, devo fare ancora una lavatrice, cena stasera facciamo i ravioli, quelli, adesso chiederò a Matteo quali vuole assaggiare. Ho quelli della Duetto, sia quello asparagi e parmigiano, o funghi e taleggio, vediamo lui quale vuole. Poi vi dirò qualcosa magari più tardi, ci risentiamo, magari se riesco mi faccio anche un'insalatina, qualcosa così. Adesso vediamo, ci sentiamo dopo, ragazze. Ciao a tutte ragazze! Allora, oggi è il 9, martedì 9. Sono le 9:15, sono adesso mi devo solo lavare la faccia e poi vado a pulire gli spogliatoi, poi dopo devo andare in quella casa che vi ho detto, quella nuova, e sono stanchissima ed è appena iniziata la giornata, sono fuori, ci sono 7 gradi, però è una bellissima giornata, ragazze. Oggi dovrebbe essere una giornata abbastanza tranquilla. Ho lavato anche le ultime cose del calcio e dopo dovrei montare il video, dovrei caricare il video quello insieme a Paola, la collaborazione insieme a Paola. Quelle sono le ultime cose che devo piegare, poi dopo, adesso stanno finendo di asciugare. Qui ci sono quelle già pronte. Ho fatto ancora una lavatrice, la casa è tutta a posto. E niente, adesso mi lavo la faccia, mi lavo i denti e vado a pulire il campo. Ci sentiamo più tardi, ragazze. Ciao ragazze, sono appena arrivata a casa, mi sto preparando il pranzo, sono le 2, tanto per dirvi, mi sto facendo queste verdurine, sono quelle dei sacchetti della, aspetta, cos'è che sono? Che non vuoi, Orogel, sì, misto rustico, sono le verdure grigliate già. Le devi mettere in padella per 4 minuti, prima col coperchio, queste qua per intenderci, prima col coperchio, poi togli il coperchio e le fai cuocere ancora un attimino. Io le metto sempre a fiamma alta, ecco i 4 minuti passati, adesso mettiamo altri 4 minuti e voilà, senza coperchio adesso. Oh ragazzi, quanto sono stanca! Mi sono fermata qua dal negoziato dei cinesi, ho preso 2 cosine che mi servivano perché avevo bisogno del detersivo per la lavatrice che l'avevo finito e non ho voglia di andare oggi a fare la spesa perché oggi dovrei andare a prendermi il rubinetto per il lavandino, così stasera finalmente me lo montano e poi domani ve lo farò sicuramente vedere. E allora non ho voglia di andare a fare la spesa, però è anche vero che dovrei andare a prendere almeno 2 bistecchine. Beh, vediamo. Comunque più tardi poi farò il video e vi faccio vedere che cosa mi sono presa. Vabbè, quelle verdure le mangerò insieme allo sgombro oggi.
perché ho il pesce, lo sgombrettino da mangiarmi. E boh, ma adesso vi preparo la tavola e ci vediamo dopo, ragazzine belle. Ciao ciao! Eccomi qua, ragazze, sono le 4 meno 5. E adesso mi manca ancora da passare l'aspirapolvere qua in cucina e lavarmi le pentole, perché ne ho ancora lì il piatto che ho mangiato. Però ho fatto tutto, eh. La casa è tutta a posto, ho piegato tutte le cose del calcio, ho già pulito il bagno. E dopo, se riesco, faccio il video quello insieme a cavolina Sara. E se riesco, e se no lo farò domani, vediamo col tempo, perché c'ho anche un mal di testa tremendo e mamma mia, mi esplode. Però volevo aspettare a prendere qualche medicina, perché già prendendo queste medicine per la tiroide, se riesco, cerco sempre di evitare di prendere medicinali. Per pranzo mi sono fatta le verdure e ho mangiato gli sgombri, e adesso vediamo per cena se Matteo va bene il minestrone. Faccio il minestrone di legumi e poi al massimo a lui gli faccio la carne. Adesso vediamo un po' come riesco a intortarlo su. Sto guardando nel congelatore, mi piacerebbe vediamo quando arriva, decidiamo insieme. Adesso lavo quei piatti, mi bevo un caffè sperando che mi aiuti a far andare via mal di testa, ma non penso, però sicuramente mi dà un po' di carica. E ci vediamo dopo, se riesco dopo vi faccio vedere, appena arrivo a casa vi faccio vedere il rubinetto se l'ho trovato. Ragazze belle, ho appena finito di girare il video che l'ho insieme alla Paola. Adesso andiamo a mettere via l'aspirapolvere e poi sto aspettando che vengano a mettermi il lavandino, che non vedo l'ora di vederlo a posto. E dato che ci sono, faccio vedere, non mi ricordo più se sia Anna, non mi ricordo chi è che me l'ha chiesto, ma volevano sapere come ho messo su io le aspirapolveri. Le tiro giù tutte e due così vi faccio vedere. Due semplici gaccetti, vedete? Sono quelli che vanno dentro, ops, si è spenta la luce, ecco, sono quelli che vanno dentro con quella cosa che si allarga dentro nel muro, è tipo una vitina che si allarga e poi va avvitata dentro questa, e io le attacco su. Vabbè, sta luce ha rotto, però quando si spegne, ecco, adesso vedete, lo aggancio. Aggancio anche l'altro, non mi ricordo più chi è che me l'ha chiesto, e voilà. Poi qualcun altro, giusto, mi ha chiesto se gli facevo vedere come ho messo quelli negli armadi. Adesso ve li faccio vedere, c'ho ancora tutto in giro, dopo devo mettere via la roba. Oh, che casino. Allora, uno l'ho messo qua per mettere sopra, vedete? Allora, poi mi giro. Gli ho messo sopra le lattine del tonno, sì. Vedete? L'ho appeso qua sotto. Sì, lo vedete? E il pomodoro ho messo, poi c'è due di queste qui, vabbè. Però è venuto abbastanza ordinato qua dentro. Adesso poi mi andrò a mettere altre scatoline che ho comprato. E l'altra invece l'ho usata per il mangiare del gatto. Se vi faccio vedere. Vedete? L'ho messo qua. Allora, vi faccio vedere qua. Ecco, anche qua abbastanza ordinato. Allora, qua ho tutte le mie teglie, tegline, poi l'olio, vedete, io uso sempre, anche qua vado a usare sempre queste cose qua sotto per non macchiare. E questa sotto, che vedete, sono le tovaglie, quelle lacerate, latte lacerata. Io compro latte lacerata e poi ogni tanto quando sono stufa la butto via, e per non star troppo così. Il mobile non si rovina, ma non si sporca neanche, ecco per spiegarci. E qua sono teglie di tutte quelle di plastica, quelle adesso poi per Pasqua sicuramente le utilizzerò per preparare le cose per Pasqua, che vengono qua a mangiare i miei. E niente, l'ho messo qua per metterle, vedete, ho messo i biscottini, le sue scatolettine, queste cose qua. Queste qua ce le ho da una vita, non so neanche se vanno ancora bene, devo guardare perché sennò le devo buttare. Ah no, 2020, devo farle fuori. E buon, basta, e le ho messe lì quelle. Ah, poi vi voglio far vedere un'altra cosa che ho fatto in bagno, perché le ho prese e le ho messe lì, così almeno vedete, ho messo divisi così, ho messo di qua quelli per la doccia e di qua gli sciampi, così li troviamo velocemente. E qua sono, questi qua sono quelli che usa di più il Mati, questi qua in centro, così almeno le ho divisi tutti bene.
E basta, d'altro. Ah, devo poi montare quello delle pentole perché voglio sistemarlo, che l'ho comprato, ve lo farò vedere prossimo video. E vabbè, ci vediamo un altro momento. Ciao ragazze! Ciao a tutte ragazze, oggi è il 9, mercoledì 9, no, mercoledì 10, scusatemi. Io sono appena arrivata dal campo a pulire, fa un freddo micidiale ragazze, ci sono 5 gradi. Ah, mamma mia, non ne posso più oggi dal freddo. Adesso mi preparo che devo andare a lavorare. Volevo solo salutarvi e penso che lo chiuderò qua questo blog perché è il primo che faccio e voglio vedere come quello in giornata, così voglio vedere come viene caricandolo e non ho neanche idea di quanti minuti abbia parlato in tutti questi pezzettoni. E niente, la gatta è qui che dorme sulla sedia. Jay? Dove c'è? Qua ho roba da stirare che dopo stirerò la mia roba quando torno da lavorare. Oggi sono da ragazzo sordo. E poi vado in palestra. Ma Jay dov'è? Mannini dov'è? Dove è finito? Stai bella. Quando poi non lo trovo mi viene già l'ansia da perdita di gatto. Dov'è il ciccino? Jay? Jay? Giocare a nascondino con un gatto. Poi mi salta fuori da dei posti che neanche me lo immagino che è lì. No, qua non c'è sotto le sedie. Ciccino? Ultimamente si nasconde sempre sto gatto. Amore, ma dove eri andato? Ma guardate da dove sbuca, guardate da dove sbuca. È andato sotto lo zoccolo. Oh, Jay. Vabbè, l'importante è che ci sei, ma perché ti devi nascondere? Perché ti devi nascondere? Oh, vabbè, l'importante è che abbiamo trovato il gatto. Adesso devo fare una lavatrice. Le stanze sono aperte. Ah, vi faccio vedere come le lascio io da adesso in avanti. Le mie finestre rimarranno sempre mezze aperte, così. Ecco, questa è l'aria che gli faccio poi prendere sempre io. Io da adesso in avanti, fino a quando proprio non sarà tanto caldo, le lascio sempre così le finestre, anche di notte. Perché a noi piace dormire al freschino, anche la stanza di Mati, anche se adesso la tapparella di Mati è rotta. Si è rotto praticamente non sale più. E dunque dobbiamo cambiarla e vogliamo mettere un'altra di quelle elettriche, però per quella bisognerà aspettare, però la posso aprire a ribalta, dunque quando io la voglio lasciare aperta, la apro così. E banco, tutto a posto, la casa è tutta a posto, la cassetta del gatto. Ah, devo pulirla, boh, vado a pulire la cassetta del gatto. Niente ragazze, vi saluto dicendovi che vado a pulire la cassetta del gatto. Vi mando un bacione stratosferico. E mi preparo anche un caffè. Ciao ragazze. Ciao ciao.